Da 26 anni si rinnova l'appuntamento che vede la Camera di Commercio di Arezzo premiare i migliori progetti presentati nell'ambito del progetto Scuola Lavoro, che grazie all'accordo quadro sottoscritto lo scorso anno con l'Ufficio Scolastico Regionale è diventato un progetto di sistema. L'edizione di quest'anno si è conclusa con la premiazione dei progetti vincitori e ha visto la partecipazione di 13 istituti, 49 classi, 52 professori, 51 aziende o enti e 700 studenti. Praticamente questa macchina aspira l'aria, c'è un lettore laser, il lettore laser manda i dati a un microprocessore, li analizza in tempo reale, ce li rende. Abbiamo visto in presenza di fumo passivo in un ambiente chiuso, il livello del particolato va fuori, la macchinetta va fuori scala, va sopra i 2000 ppm, il limite di legge è 50, quindi vorremmo utilizzare lo strumento per fare una campagna di sensibilizzazione proprio al problema del fumo passivo, non del fumo attivo, proprio del fumo passivo. Il progetto si concretizza nella realizzazione di un'attività di natura imprenditoriale che implica un vero e proprio rapporto professionale tra committente rappresentato da un'azienda o da un ente e dei professionisti o imprenditori rappresentati da gruppi di studenti coadiuvati dai propri professori ed eventualmente supportati da consulenti con la supervisione e il coordinamento della Camera di Commercio di Arezzo e di un comitato scientifico formato dalle principali rappresentanze delle categorie economiche di Arezzo. Questo territorio è stato particolarmente profondamente lungimirante e quindi una grandissima opportunità per le ragazze e ragazzi del nostro territorio e ovviamente è giunto alla sua 26ª edizione. Ovviamente la Camera di Commercio ha preso immediatamente questa idea e l'ha portata avanti nel corso di questi 26 anni e è diventata una buona pratica riconosciuta a livello nazionale. Ma la scommessa è importante perché le ragazze e ragazzi sono oltre 9.700 e le ore vanno da 200 a 400 ore nel triennio e quindi capite perfettamente che sono davvero tante. E quindi dobbiamo cercare un numero di aziende importanti perché tutti quanti possano avere la stessa possibilità e la stessa potenzialità di fare alternanza scuola-lavoro in maniera seria. E quindi abbiamo voluto dare come Camera di Commercio un voucher con un bando pubblico che parte dal 1 giugno di quest'anno, retroattivo al 1 gennaio, dove aiutiamo le aziende, economicamente parlando, nel far sì che queste ore di alternanza scuola-lavoro non soltanto vengono fatte, ma vengono fatte qualitativamente nel miglior modo possibile.